iniziare a spiegarvi un po' di cosa stiamo facendo, a quello che dicevamo. Sono 122 romanzi provenienti da decine di case editrici in gara alla 10ª edizione di Letteraria, il premio che gli studenti delle scuole superiori assegnano a due opere di narrativa italiana e straniera in traduzione dopo una lunga fase di lettura che si è aperta a metà febbraio e si concluderà alla fine di settembre. Il concorso, che coinvolge alunni di Fano, Pesaro, Urbino e Senigallia, oltre a quelli dell'Istituto Policomprensivo di Brunico in Trentino, conferma una crescita continua con numeri lusinghieri. Ha un valore non solo culturale, ma anche civile e sociale, perché sono state migliaia le ragazze e i ragazzi coinvolti nella promozione della lettura in questi anni, non solo a Fano, e migliaia sono stati i libri che hanno circuitato nella nostra città e anche oltre i confini, perché Letteraria ha consentito alla nostra città di proiettarsi tra le grandi manifestazioni culturali di questo paese. Tutto grazie alla passione, ma anche alla professionalità di decine di volontari e volontari di ogni generazione, che passo dopo passo hanno costruito un grande evento che, è bene ricordarlo, in questi anni ha per l'appunto coinvolto migliaia di giovani e ha portato anche un indotto che a volte non viene considerato, ma che è molto significativo. Sono oltre 100.000 euro di libri che sono stati donati a questa città, alle scuole, al sistema bibliotecario. Solo quest'anno sono 1.100 i ragazzi, gli studenti coinvolti, per testi che, grazie al coinvolgimento delle case editrici, vedono 20.000 euro di investimento per la lettura in questa città, per la nostra comunità. Veramente il caso di dire grazie Letteraria. Parleremo di letteratura da ogni dove. In mezzo alla strada. Scusa. Al bar. Un caffè macchiato, grazie. Edizione 2023 di Letteraria è caratterizzata da una bella novità. Una bella novità, perché Letteraria sbarca su Spotify e YouTube. Creeremo un podcast, che è un programma radiofonico sempre fruibile, e dove lasceremo ragazzi discutere di temi riguardo la letteratura. Usciranno dal 10 marzo e da lì in poi ogni venerdì sarà presente un nuovo contenuto sulle nostre pagine social. Ecco, le interviste che cosa riguarderanno? Le interviste riguarderanno prima un'intervista ad Alessio Arena, che è questo autore, traduttore, cantautore, è tantissime cose, una grandissima personalità, e poi ci sarà una conversazione con Agatha Christie ed infine una conversazione tra ragazzi distesi appunto su questi letti in cui siamo adesso, e dove parleranno del libro come oggetto, quindi come utilizziamo un libro. Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore Cora Fattori. Il comune di Fano investe sulla cultura nonostante le nostre poche possibilità, ma abbiamo la fortuna di avere un patrimonio culturale, soprattutto umano, incredibile. Letteraria lo dimostra, perché ha fatto in questi 10 anni un lavoro incredibile. Il bello è che ogni anno si rinnova dalle nuove collaborazioni con altre scuole di altre città, ma si rinnova anche nella proposta. Questa idea del podcast è stupenda. Un gruppo di ragazzi che investe assolutamente volontaria, divertendosi nel leggere, si divertono a raccontare come si legge e come leggono, quindi io lo trovo favoloso, è un grande arricchimento per la nostra città. Avremo ospiti d'eccezione, autori, traduttori, cantautori, cantascrittori, autori-attori, autotrattori, pronti per essere fatti a brani su Spotify, YouTube e tutti i canali social di Letteraria dal 10 marzo.